Un vecchio detto recita: l'occasione fa l'uomo ladro, ma chissà se era stato coniato per i ladri che da inizio anno sistematicamente stanno svuotando le macchinette nelle scuole. Sì, perché ancora una volta si sono introdotte all'Istituto Giorgi di Via Santa Chiara. Dall'inizio dell'anno è questo il terzo colpo, approfittando della chiusura per la festa della Liberazione. L'obiettivo, come detto, il solito: le macchinette del caffè e delle merendine. Ma stavolta più che l'incasso, misero, visto che erano state svuotate il giorno prima della chiusura dell'istituto, a destare la preoccupazione generale sono i danni alle strutture e alle macchinette stesse. Infatti, per impedire l'ingresso dei ladri non è bastato chiudere il portone che si affaccia su Via del Bastardo. Dopo essere entrati nel cortile esterno, hanno prima cercato di forzare una porta a vetri e poi hanno scassinato una finestra, penetrando indisturbati nell'edificio, ovviamente sprovvisto di sistemi di allarme. Ed è qui forse il punto che rende bersagli sensibili gli istituti scolastici, ovvero la mancanza di vigilanza e di sensori che facciano da deterrente. Il rischio per chi si introduce è davvero minimo, visto che una volta chiusa la scuola, specialmente durante le feste, si può forzare un'entrata senza il pericolo di essere visti o smascherati dalla sicurezza. Vista, si fa per dire, la facilità, poco importa che il bottino non frutti mai più di 500 euro, è invece il danno che provocano le strutture che sta spingendo molti distributori a prendere in considerazione la possibilità di ritirare le macchinette dagli istituti più a rischio.